Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche questo mercoledì tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Le donne hanno 5 mesi di lavoro non obbligatorio quando diventano mamme. È chiaro a tutti che una mamma non può dedicarsi a un lavoro terribile come amministrare Roma, che è in una situazione terribile. Fare il sindaco di Roma vuol dire stare in giro e in ufficio 14 ore al giorno. Ci sono persone che per egoismo di partito cercano di spingerla a questo e a fare il suo male. Così Silvio Berlusconi si unisce al pensiero di Guido Bertolaso, che appoggia ancora una volta come candidato sindaco del centrodestra e sconsiglia alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni di candidarsi. Per qualcuno questi concetti sono addirittura primitivi. Cosa ne pensa? Una donna incinta non può fare il sindaco? Ma per me sì, invece, l'importante è che sia all'altezza di farlo, poi quello è un problema che si supera come tutte le altre attività. Le donne fanno tutti i lavori, no? E fanno i figli e riescono a fare lo stesso quello che devono fare normalmente. A parte il merito, adesso se vogliamo attribuire il merito alle capacità di fare il sindaco o meno è un altro discorso. Il fatto di far figli secondo me non influisce, non dovrebbe influire. Sta mettendo in discussione in qualche modo il merito della Meloni oppure no? No, ho detto se lei è all'altezza, io non sono in grado di giudicare, se lei è all'altezza e chi deve votare pensa la ritiene all'altezza, non deve badare a quella cosa lì normalissima di tutte le donne, se no allora dovremmo tenerle fuori da tutti gli uffici pubblici, le mansioni importanti, gli incarichi importanti. Il problema non è la donna incinta, il problema è che non avrebbe proprio il tempo necessario per dedicarsi anche alla politica. Un bambino, si sa, piccolo, ha bisogno di tante necessità e della vicinanza della mamma. Quindi candidarsi a sindaco io direi anche di sì, è ovvio che sarà uno sforzo non indifferente per la Meloni. Quindi in un qualche modo lei sta dicendo potrebbe anche farlo, non è così faticoso e anche se incinta comunque non ci dovrebbero essere grossi problemi. Esattamente, potrebbe anche farlo, adottando le dovute cautele, ovviamente non può essere efficiente al 100% come sindaco e neanche come mamma, ma dedicarsi a tutte e due è possibile. Le donne sono forti, si sa. Le donne sono forti? Si sa. Sì, una donna, un sindaco può essere incinta e può senz'altro essere un sindaco, però quello che è stato detto da Bertolaso secondo me è stato travisato, cioè probabilmente voleva dire che essendo in una certa condizione e avendo appunto come sindaco di una città di Roma, avendo degli impegni non indifferenti, sarebbe bene che la Meloni facesse la mamma. Ma e quindi diciamo con questo discorso qui uno potrebbe anche essere d'accordo, non si tratta di discriminare le donne madri o non, le donne non madri. Secondo me questa è una strumentalizzazione, perché cioè, il tempo l'avevano per decidere o meno se voleva o no fare il sindaco, invece si sono rimpallate la cosa per tutto questo tempo, lo faccio io, no, lo fa quell'altro là, no, quello là non mi piace, quando c'era stato un accordo precedente fra tutti e tre. Poi che una donna incinta possa fare il sindaco, sì, lo può fare, sempre ovviamente in certi termini e non penso però in una città di Roma. Anche perché, se non sbaglio, proprio lei all'inizio era stata quella che aveva detto ma io rinuncio a questo incarico qui perché tra un po' starò per diventare mamma. Sì, la Meloni aveva dichiarato, addirittura un uomo aveva detto quando lei sarà incinta capirà il motivo per cui non voglio candidarmi. Quindi ecco, diciamo tutto questo discorso qua. Secondo me adesso quello che stanno facendo è una strumentalizzazione e basta. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.